il miglior agosto di sempre per le vendite di BMW Group, che con 139.648 veicoli e un aumento del 14,8% rispetto allo stesso mese del 2012, ha registrato un nuovo grande risultato commerciale, proseguendo nel trend di crescita confermato dai dati record complessivi nei primi 8 mesi del 2013, 1.246.528 unità, pari al 7,7% in più nei confronti dell'anno passato. La domanda estiva è stata particolarmente alta sui mercati asiatici e americani, con in evidenza la Cina e la Corea del Sud, che hanno registrato incrementi tra il 34,6% e il 37,7%, oltre agli Stati Uniti, dove il segno positivo ha superato il 35%. Lieve il decremento in Europa, ma con il buon andamento della Germania, più 12,8%, che rende concrete le possibilità di una più ampia ripresa per il prossimo futuro. In questo quadro, il marchio BMW ha tagliato per la prima volta il traguardo del milione di veicoli venduti tra i mesi di gennaio e agosto, una forte ipoteca per guardare con ottimismo alla fine del 2013, dopo l'entrata in campo anche delle nuove serie 4 coupé e della terza generazione della X5. In primo piano la serie 3, la best seller che ad agosto ha visto un aumento addirittura del 38,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, e d'altra parte non hanno manifestato rallentamenti neppure gli altri modelli, compresi quelli di fascia superiore, come la serie 7, accreditata di un più 25,8%. Per BMW però il 2013 rappresenta l'inizio di una fase rivoluzionaria sul piano tecnologico e dell'interpretazione degli stessi concetti base di mobilità, portando alla ribalta vetture che uniscono qualità futuristiche sul piano delle motorizzazioni, dell'utilizzo di materiali leggeri e delle modalità di guida, con la massima attenzione all'ambiente ma nel pieno rispetto delle tradizioni sportive del marchio. Dopo il lancio della compatta elettrica i3, è stata la volta della nuova i8, una coupé ibrida plug-in ad alte prestazioni che fissa parametri inediti nella categoria e si distingue nettamente da qualsiasi altra vettura Gran Turismo top di gamma, sviluppando al massimo grado la ricerca BMW secondo la filosofia progettuale che la casa ha battezzato Efficient Dynamics. Anzitutto per il design sportivo e dalle forme affascinanti per un'auto lunga 4,70 m e che cela un passo abbondante di 2,80 m per ospitare fino a 4 passeggeri. Quindi per la struttura del telaio e della carrozzeria Life Drive, che utilizza alluminio e composti sintetici rinforzati con fibra di carbonio, permettendo di contenere il peso della i8 al di sotto dei 1500 kg. Cuore della vettura, un motore termico tricilindri a iniezione diretta e sovralimentato di 1500 cm3 da 231 cavalli che muove le ruote posteriori, abbinato a un elettrico da 131 cavalli alimentato da batterie agli ioni di litio per le ruote anteriori. Una trazione integrale capace dunque di raggiungere i 250 km orari e di accelerare da 0 a 100 all'ora in 4 secondi e mezzo, ma con emissioni di CO2 di appena 59 grammi per chilometro. Consumo medio di 2,5 litri per 100 km e possibilità di marciare soltanto con il motore elettrico per 35 km a una velocità massima di 120 km orari. La tecnologia ibrida BMW è destinata inoltre a interessare sempre più ampiamente la gamma. Al Salone di Francoforte è stata infatti presentata la Concept X5 eDrive, derivata dalla Sports Activity Vehicle di classe superiore ed equipaggiata con un 4 cilindri termico Twin Power Turbo e un elettrico che può agire anche autonomamente, on demand, per percorrenze fino a 30 km. E nel futuro del gruppo tappa fondamentale sarà anche il debutto della terza generazione della Mini, fissato per il 18 novembre prossimo nello stabilimento di Oxford, nel giorno del 107° anniversario della nascita di Sir Alec Sigonis, mitico progettista della vetturetta che nel 1959 rivoluzionò i parametri costruttivi delle auto compatte. Altra grande anteprima è stata la presentazione virtuale al Mini Design Home di Monaco, da parte del responsabile dello stile del marchio Anders Warming della Mini Vision. Prefigurazione in 3D di un nuovo modello, ancora una volta capace di conciliare gli irrinunciabili richiami alla tradizione con più avanzati contenuti tecnologici e senza modificare le proporzioni tra ingombri esterni e spazio per i passeggeri.
Nello stile, i richiami alle linee originarie sono più forti, con il motivo esagonale della griglia anteriore e le forme bombate della carrozzeria, mentre nell'abitacolo la plancia ha uno sviluppo più lineare, con il grande strumento circolare centrale che comprende il contagiri, la possibilità di variare colori, luci e grafica del display. La terza generazione Mini darà nuovo slancio alle vendite del modello, che del resto si sono mantenute stabili a livello internazionale, con un incremento ad agosto del 10,6% rispetto allo stesso mese del 2012 e dello 0,2% nei primi 8 mesi del 2013. Incremento costante anche per BMW Motorrad, con un segno più in estate al 4,2% e a 9,3% nell'anno in corso, che va di pari passo con le importanti affermazioni sportive del Goldbet SBK Team, legato alla marca di Monaco. Il 1 di settembre, sul circuito del Nürburgring, i piloti BMW Marco Melandri e Chas Davies hanno conquistato nelle due manche complessivamente una vittoria e 4 podi, rafforzando la posizione del team, secondo in classifica generale, e dei piloti, con Melandri salito al 3° posto.